Sapete quanto può durare un tetto costruito in paglia? Ebbene, se ben costruito e ben mantenuto, può durare dai 30 ai 50 anni. Oggi parleremo di taragne e di tetti in paglia, naturalmente, come sempre, dopo la sigla. I tetti in paglia hanno avuto in passato una larga diffusione in ambito europeo e di questo tipo di costruzioni possiamo ancora oggi trovarne tracce in alcune valli alpine. Per limitarci all'area di nostro interesse, si hanno documentazioni di tetti in paglia in Valsesia, alle pendici del Monte Fenera, nel Verbano, nel Vergante, nella Valestrona e anche nel Cusio, alle pendici del Mottarone. Non pochi erano gli insediamenti ricoperti in paglia, non solamente fienili, ma anche stalle in passato vere e proprie abitazioni. Nelle aree dove invece erano disponibili localmente beole o piode e quindi erano presenti cave di roccia facilmente raggiungibili, evidentemente l'uso di ricoprire i tetti in paglia risulta raramente diffuso. Soprattutto in area valsesiana, le costruzioni ricoperte di paglia assumono la denominazione di taragne, termine che secondo alcuni autori deriverebbe da terragno, ovvero capanna direttamente poggiante sul suolo. La scomparsa dei tetti in paglia è da attribuirsi principalmente agli incendi, particolarmente devastanti in passato. E a questo proposito ricordiamo l'incendio di Invorio Superiore del 16 settembre del 1870, spento completamente solo dopo 3 giorni e dopo aver distrutto ben 42 case. L'episodio fu così grave da indurre l'amministrazione comunale il 28 di dicembre dello stesso anno a deliberare l'obbligo di sostituire tutte le coperture in materiale infiammabile con i coppi. Un altro importante incendio devastò Brovello, sempre nel Vergante, il 10 di aprile del 1779. Le carte di archivio registrano ben 7 morti, numerosi feriti e una moltitudine di bestie ferite. Spesso la causa del fuoco era da attribuire ai bambini. Vuoi per gioco o per scaldarsi un poco, appiccavano involontariamente incendi che poi, alimentati dai tetti in paglia e da situazioni ventose particolarmente favorevoli, finivano con il bruciare interi paesi. Le vie strette e le case addossate nei centri abitati favorivano ovviamente una rapidissima propagazione del fuoco. Nella piazza di Colazza, sempre nel Vergante, una targa ricorda il disastroso incendio del 7 maggio del 1861, innescato da giochi di bambini, distrusse ben 30 case e causò la morte di un giovane. Il materiale utilizzato per la copertura dei taragne è la paglia di segale, un cereale che in dialetto viene chiamato biava, creando talvolta una certa confusione in quanto si tende a confonderlo con il termine italiano biada, che indica invece l'avena. L'uso della segale è giustificato non solo per la sua disponibilità, in quanto ampiamente coltivato in loco, ma soprattutto per le sue caratteristiche di durata e di resistenza, assai superiore a quella degli altri cereali. La segale si semina in autunno e la mietitura avviene alla fine del mese di giugno, nelle località di maggiore altitudine all'inizio di settembre. La pianta dà un ottimo rendimento, anche a quote fino ai 1500 metri e in climi relativamente freddi, poco favorevoli quindi al frumento e al gran turco. E gli steli possono raggiungere anche i 2 metri di altezza, devono essere tagliati a mano, legati a formare covoni che vengono poi lasciati seccare nei campi per qualche giorno. Successivamente occorre procedere in cascina alla trebbiatura. L'operazione è indispensabile non solo per ricavarne la granella, ma anche perché altrimenti la segale sarebbe facile preda dei topi. Pulita, pettinata e pareggiata, la paglia costituisce così la copertura dei taragne. Come abbiamo già anticipato all'inizio, una copertura realizzata in segale, se ben mantenuta, può durare dai 30 ai 50 anni, prima di richiedere il completo rifacimento. Purtroppo, negli anni, la disponibilità di paglia di segale in Piemonte ha subito un importante tracollo. Così un materiale povero per eccellenza, un tempo ampiamente disponibile, è divenuto raro e costoso. Ad esempio, dal compianto Giorgio Cecchetti, studioso di Quarna, abbiamo appreso che a Quarna, paese sopra Omegna,
ebbe notevole sviluppo nei secoli passati la coltivazione della segale, usata per alimentare il bestiame, ma utilizzata anche per la copertura dei tetti. Era tradizione che il raccolto della segale dovesse avvenire entro la fine di luglio, prima del giorno di Santa Marta, appunto il 29 di luglio, per scongiurare che i violenti temporali e le grandinate tipiche dei primi di agosto rovinassero irrimediabilmente il raccolto. Raccolto che spesso era molto abbondante, tanto da spingere i Quarnesi a vendere la segale non solo nella vicina Vallestrona, ma anche al mercato di Orta, allora il mercato più importante della zona. I Quarnesi scendevano con i muli carichi da Quarna fino a Nogno per poi proseguire fino a Oira, dove, caricate le barche, raggiungevano il mercato di Orta. Un altro tema importante riguardante i taragni è costituito dall'orditura, ovvero dalla struttura portante della copertura. La scarsità del legname ad alto fusto spesso imponeva l'elaborazione di strutture assai complesse al fine di ridurne i carichi. La pendenza delle falde era di solito molto accentuata, spesso dell'ordine di 50-60 gradi, allo scopo di far scivolare meglio neve ed acqua. Particolare attenzione veniva riservata al colmo, in quanto costituiva la parte maggiormente esposta alle intemperie e pertanto con il rischio maggiore di risultare compromessa e di causare infiltrazione nelle travature sottostanti. Le soluzioni adottate per la realizzazione del colmo, in caso di copertura di segale, variano da zona a zona. Il sistema più complesso e raffinato era quello di lavorare il colmo a treccia. Questo sistema è documentato in Val Bormida, ma anche in Valsesia. Numerosa documentazione fotografica, vecchie cartoline, ma anche opere di pittori e di incisori, testimoniano la presenza, fino al XX secolo, di numerosi tetti in paglia in tutta l'area del Lago d'Orta, del Mottarone e del Vergante. Estremamente interessante poi la campagna fotografica condotta nel 1963 dall'architetto Angelo Marzi, che ha permesso di documentare numerosi manufatti, soprattutto sulla sponda occidentale del Lago d'Orta. Così possiamo ritrovare case con i tetti in paglia a Boleto, a Centonara, ad Artò, ad Arola, a Quarna Sopra e Quarna Sotto. Alle pendici del Mottarone e nel Vergante ritroviamo testimonianze a Bassola, a Coiromonte, ad Ameno, a Colazza, a Gignese e anche a Brovello Carpugnino. Un importante insediamento ancora oggi visibile è quello che interessa la frazione Sorzano di Valduggia. Ci troviamo in Bassa Valsesia, all'interno del Parco Naturale del Monte Fenera. Qui, negli anni che vanno dal 1997 al 2000, la Regione Piemonte ha finanziato un restauro dei due taragni esistenti, permettendo di rilevare e documentare la struttura degli edifici. L'ultimo abitante di Sorzano di Valduggia è stato Enrico Viotti, classe 1923. Si è spento a Borgo Sesia nel gennaio del 2020 all'età di 96 anni. Enrico non si è mai voluto piegare alla modernità, scelse una vita semplice, senza TV e senza energia elettrica. L'energia elettrica arrivò alla sua casa solo nel 2001. Enrico è stato un importante depositario delle conoscenze per la costruzione dei tetti in paglia, conoscenze che ha trasferito agli operatori del Parco del Fenera. Ricordo personalmente Enrico nel freddo gennaio del 2006. Durante una escursione per i boschi del Monte Fenera ci accolse accanto alla stufa, raccontandoci con la sua semplicità la resistenza alla modernità ed i ricordi del nucleo abitativo di Sorzano, quando, negli anni 20 del 1900, vi abitavano ben tre famiglie. Oggi i terreni di Sorzano stanno cadendo a pezzi. Una maggiore attenzione e sensibilità da parte delle istituzioni e una sapiente opera di ristrutturazione e valorizzazione permetterebbe il recupero di un'importantissima testimonianza di coperture vegetali in Piemonte. In altre aree, sempre più spesso, si notano tetti che un tempo erano coperti in paglia, oggi ristrutturati con più moderne lamiere. Una memoria collettiva che vuole dimenticare in fretta, esorcizzando la povertà di un tempo, sta cancellando per sempre un'importante testimonianza di manufatti tradizionali e di sapere artigiano. Siamo giunti alla conclusione, come sempre vi lascio in descrizione alcuni testi che possono essere consultati per chi desidera approfondire l'argomento e naturalmente alla prossima.